andiamo a commentare queste indicazioni di preapertura con Salvatore Gazziano di Soldi Expert SCF. Buongiorno. Buongiorno a voi. Gazziano, ben trovato. Allora, una giornata che dovrebbe aprire piatta, poco mossa per le borse europee. Va detto che arriviamo sicuramente, guardando la piazza affari, da rialzi consecutivi importanti. Quali sono le vostre attese, Gazziano? Beh, sicuramente veniamo da una settimana e non solo, da inizio anno molto forte sui mercati azionari, anche la scorsa settimana per l'azionario mondiale, vedendo gli afflussi sui fondi di investimento che sulla parte azionaria hanno raccolto più di 58 miliardi di dollari, il mercato sicuramente è molto favorevole all'appetito per il rischio sull'azionario piuttosto che sull'obbligazionario. E anche questa mattina le aperture, diciamo, delle borse asiatiche aperte, tranne quelle chiuse ancora per gli effetti del capodanno lunare, quindi Cina e Corea chiuse, hanno mostrato che comunque, soprattutto nella parte asiatica, il fervore è molto forte ancora su tutta quell'area, con nuovi record sia del Giappone piuttosto che l'India. Nonostante la situazione del coronavirus, che per molti mesi è sembrata completamente fuori controllo, oggi i dati dicono che probabilmente il peggio potrebbe essere passato per loro. I mercati, in realtà, già settimana scorsa, fronte a un'audizione del loro ministro dell'economia, sono balzati di nuovo ai nuovi massimi, anche per l'effetto della scampata tassa sul capital gain, a dimostrazione che un po' i mercati oggi giudicano molto aspetti anche proprio di caccia alla gestione della liquidità, e da questo punto di vista insomma, si stanno verificando anche situazioni magari anche di alcuni eccessi, però il mercato che rispetto alle alternative dell'obbligazionario resta ancora attraente su molti comparti e molti settori, dal settore sanitario a quello tecnologico. Quindi questa mattina, diciamo, sicuramente quello che sarà da vedere sono il dato ZEV che avete già commentato e anche i dati delle trimestrali, perché questa settimana ci saranno i dati dell'ultimo trimestre di molte società minerarie. Questa mattina ha già riportato alcune, Glencore ha riportato. Esatto, e questo è un settore molto importante, perché quello che abbiamo visto anche da marzo-aprile dello scorso anno a oggi è stata una rimonta veramente spettacolare di molte commodity e materie prime che sembravano oramai da anni e anni il mercato ospite. Cioè, anche qui la ripresa soprattutto delle infrastrutture in Cina ha portato i metalli, ma anche la soia, tutte le materie agricole a salire del 50-60%, e anche il tema della transizione delle infrastrutture sta riportando grande attenzione sulle commodity, e questo è anche un altro aspetto molto da tenere in considerazione, perché l'effetto sull'inflazione e sui tassi potrebbe essere non proprio così scontato dal mercato. Esattamente, stiamo infatti vedendo questi movimenti su cui sicuramente bisogna fare delle considerazioni approfondite ancora nelle prossime settimane, ma in un momento in cui si punta sulla transizione ecologica ambientale, in cui si guarda allo sviluppo veicoli elettrici, poco fa ha parlato anche il CFO di Michelin e diceva proprio questo, cioè bisogna guardare sempre più in questa direzione. Come si spiega il petrolio che continua a macinare piccoli passi in avanti anche oggi, insomma, WTI che resta stabilmente sopra i $60 al barile? Beh, diciamo che qui un po' è cambiato anche l'approccio delle grandi oil company, che hanno iniziato a lavorare con meno scorte. Dall'altra parte il tema comunque della forte ripresa in Asia e in Cina, che sono mercati che sono letteralmente non solo energivori, ma di fatto anche sono protagonisti ormai da tanto tempo, e questo è un fenomeno che continua a accelerarsi di urbanizzazione, porta sicuramente a un aumento dei consumi. Anche paradossalmente stiamo vedendo anche proprio nella transizione energetica, perché poi buona parte di tutto quello che viene chiamato spesso green in realtà continua a essere prodotto con il vecchio e caro combustibile di matrice fossile. Quindi questo sicuramente ha un effetto sul prezzo del petrolio, che in effetti è anche questo fra le commodity, insieme ai metalli e anche alle materie agricole, quelle che sono state protagoniste di uno dei più forti rialzi degli ultimi mesi, con prezzi che comunque appaiono tutto sommato molto
molto, molto forti, con una domanda crescente da parte, diciamo, di tutti gli attori della scena, anche perché lo stiamo vedendo proprio anche nei bilanci di società molto diversificate che stanno risentendo dell'effetto positivo del riacquisto di scorte da parte di tutti i più importanti gruppi che nei mesi scorsi le avevano tenute molto basse. Sarà l'anno dei ciclici questo, Graziano? Ma allora, qualche segnale, diciamo, da ottobre qualche segnale si è visto, anche se poi il mercato continua a preferire, lo abbiamo visto anche la scorsa settimana, molto forte il tema della tecnologia e quindi di società che non proprio si possono definire value. Però indubbio che il mercato, soprattutto molti investitori, iniziano a guardare anche al lato value e quindi al lato di molti titoli ciclici, da quelli del petrolio piuttosto che anche titoli legati a casi di sottovalutazioni nei settori più tradizionali come il finanziario piuttosto che la grande distribuzione. Non a caso ieri, anche per effetto vaccini, perché in Gran Bretagna la campagna vaccini sta funzionando fra le cose migliori che la Gran Bretagna sta facendo negli ultimi mesi, e non a caso la borsa di Londra, che è una delle borse più ricca di titoli value e ciclici, è stata la migliore in Europa, e perché, diciamo, contiene BHP Billiton, che è stata settimana scorsa è diventata la società con la maggiore capitalizzazione alla borsa di Londra, ed è un gruppo, diciamo, minerario anglo-australiano molto forte. Hanno Unilever, hanno tutta una serie di società molto forte appunto nel settore dei ciclici, e qualche segnale inizia a vedersi per quanto la forza relativa dei titoli legati alla tecnologia, al cosiddetto tema dei grower, resta molto forte. Però è indubbio che in un portafoglio diversificato con eccessi valutativi su molta parte dei titoli diciamo legati alla tecnologia o ai temi alla moda, sicuramente ha senso avere anche queste società, perché molto spesso presentano multipli molto attraenti e comunque ne trarranno beneficio anche dalla transizione ecologica, energetica o anche dal secolo che ormai è chiaro che apparirà sempre più cinese e asiatico. Grazie Graziano e buona giornata, buon lavoro. Grazie a voi.